Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo speciale di Capodanno qua da Leone. Bene, oggi come vedete già dal titolo siamo a uno speciale un po' particolare. Nel mio canale non vedrete mai che do giudizi così decisi su videogiochi. Però oggi è uno speciale che magari vorrei portare ogni anno, perché l'anno scorso per esempio non l'ho fatto, mentre invece gli auguri ve li avevo fatti anche se con un altro video per Natale. Vorrei portare ogni anno invece uno speciale che posso parlare proprio del gioco che mi ha colpito di più dell'anno precedente. Niente di troppo serio, qualcosa diciamo molto tranquillo. Non parlerò di dati infatti oggettivi, parlerò di dati soggettivi. Sì, ho dovuto anche riscrivere più volte questa cosa, per questo è uscita anche in ritardo. Giusto per farvi comprendere, mi avete pure sgamato il gioco semplicemente quando vi ho detto che è in inglese, quindi complimenti a voi e ci siete arrivati, veramente. Detto ciò, ovviamente il gioco di cui parlerò oggi, il gioco migliore del 2015, per me è Undertale. Ma non è oggettivamente, perché se no io ho giocato anche ad altri giochi nel 2015 che erano veramente buoni, oltre a The Binding of Isaac. Ma il discorso Undertale, The Binding of Isaac lo tratteremo verso metà video. Diciamo lo tratteremo fra pochissimo e vi spiegherò il motivo per cui Undertale in questo 2015 mi ha colpito leggermente di più di The Binding of Isaac. Sta di fatto che ho giocato anche a giochi come The Witcher 2, This War of Mine, eccetera, eccetera. Ma Undertale mi ha colpito tantissimo. Tralasciando i dati oggettivi, che Undertale è un gioco con una soundtrack bellissima, un'ambientazione che è veramente da capolavoro, perché è effettivamente un'ambientazione, un'atmosfera che ti colpisce tantissimo. Ti rimane proprio, proprio rimane dentro. La grafica ovviamente è l'unica pecca. Il gameplay è veramente ottimo per essere un GDR. Prende alcune meccaniche che sono veramente belle, perché di solito i GDR siamo abituati che sono action, come Dark Souls per dire, quindi schivata, rotolo, attacco, schivata, attacco, parata, eccetera eccetera eccetera. Oppure siamo abituati che sono a turni, come un Final Fantasy, esatto, lo citerò abbastanza, Final Fantasy, credo, in questa... non è review, la potrei chiamare queste impressioni. Lo citerò un'altra volta almeno, quindi. Come un Final Fantasy a turni, in cui c'è in quel caso però una barra che aumenta e poi puoi attaccare. In questo caso il sistema di combattimento ricorda in un certo senso più un bullet hell. Ovviamente estremamente più facile di un bullet hell, quindi, perché se no non tutti sarebbero riusciti a completarlo. E di fatto riesce a dare azioni in un gioco di ruolo e riesce a far funzionare molto bene le statistiche. Il gioco si basa, per chi non lo conosce proprio zero, a un GDR normale. Avete la possibilità di combattere, avete la possibilità di fare azioni, avete la possibilità di usare oggetti, e però aggiunge un'altra possibilità: avete la possibilità di avere pietà verso i immersi, di avere pietà verso i nemici, quindi fuggire, oppure spare, che non mi viene esattamente risparmiare, che non si possa tradurre, ma neanche, è proprio dire che non vuoi combattere. Va bene, questa è la peculiarità del gioco, e da lì potete capire che è un po' particolare. Distrugge completamente il quarto muro. Per chi non sa che cos'è il quarto muro, è praticamente un termine che nasce dal teatro, ed è quando gli attori, o comunque la commedia, la tragedia, si rivolge direttamente allo spettatore rompendo il quarto muro. Un altro gioco che rompe il quarto muro, per esempio, è Deadpool, se volete andarlo a cercare. Il motivo per cui Undertale mi ha colpito di più, lo posso definire un capolavoro, mi ha colpito di più in questo 2015, seppur anche ho giocato a giochi come The Binding of Isaac, è per un motivo molto semplice. Uno, non paragonate mai, e ripeto mai, Isaac e Undertale, perché sono due giochi completamente diversi. Uno è la vetta dell'arcade, che è effettivamente uno dei giochi più arcade, e fatti meglio in arcade, che esistono... credo che esista adesso sul mercato di Steam, almeno tra i più conosciuti. Poi di sicuro voi ne conoscerete anche altri, forse, non lo so. Io perlomeno ho avuto anche altri giochi che erano molto arcade, più di Isaac, e che ho apprezzato. Non capolavoro, perché Isaac è equilibrato bene, però Undertale mi ha colpito di più. Perché? Perché io non provavo emozioni per un videogioco GDR. Sono due capolavori diversi, sono tutti e due capolavori nei loro generi. Stesso livello potremmo definirli. Forse Isaac anche un pochettino di più, perché Isaac ha proprio rivoluzionato il mondo proprio del
dei roguelike, li ha riportati in auge i roguelike con i labirinti casuali, quindi in un certo senso ha rivoluzionato il mondo del negozio. Da quando è uscito Isaac ci sono uscite una marea di roguelike con caratteristiche simili, ambientati in mondi diversi e anche in modo diverso, non che siano più brutti, che siano una scopiazzatura, però hanno preso l'idea concettuale di Isaac, del roguelike con labirinti generati casualmente, e l'hanno cambiata e fatta come volevano loro. Di fatto, Undertale invece non fa nessuna rivoluzione, però ha da sé un fatto principale: è un gioco fatto in minimo dettaglio, è veramente fatto bene, e a me mi ha colpito di più per un fatto principale. Io non provavo emozioni del genere quando giocavo un gioco dall'ultimo Final Fantasy che ho giocato. Vabbè, non parlo del Final Fantasy 13 perché ho giocato a Final Fantasy 13 e quello non è un Final Fantasy. Però parlo già emozioni che ho sentito un pochettino in Final Fantasy 12 e che ho sentito nel 6, nel 7, nell'8, nel 10, nell'11. Sì, ho propriamente, mi ha dato le sensazioni di un Final Fantasy, ed è per questo motivo che mi ha colpito, perché ormai ero un pochettino rassegnato, perché è vero che non avrei più avuto un'emozione così forte per un gioco di ruolo, per la trama, per dei personaggi caratterizzati così bene, perché sono dei personaggi fantastici, tutti quelli di Undertale. Non ce n'è uno che non ti faccia provare un'emozione, che sia anche il mero odio o il mero disapprovazione, te lo fa provare almeno ogni personaggio, tanto che io non riesco ancora a fare una run in cui li uccido tutti. Però di fatto Undertale per questo va premiato. E adesso la grande domanda: volete che vi porto una serie? Alcuni di voi mi hanno già risposto, però io la richiedo qua sotto, giusto per essere sicuro. Durante tutto l'arco del video dovreste aver sentito qualche musica presa da Undertale, perché in questo video ho messo le musiche di Undertale, e farvi capire comunque la soundtrack è buona. Il gioco è completamente in inglese, quindi dovrò tradurlo tutto io mentre gioco, per completezza. Potrei farlo tutto in inglese, ma a quel punto comincerei a parlare anche inglese di fuori nei commentari, e non lo parlo bene se mi conoscete bene in inglese, quindi meglio che lo traduco e vi faccio vedere un po' cosa significa un dialogo. Alcune battute non credo di riuscire a tradurle perché sono molto fatte per essere, sono battute brutte di cui ho comprato benissimo il significato, perché le faccio spesso anche io quando sono con i miei amici, però sono soltanto inglesi. Di fatto io questo gioco comunque è il migliore secondo me del 2015, tralasciando Isaac, perché sono due capolavori tutti e due secondo me allo stesso livello, o con Isaac un pochettino superiore perché ha rivoluzionato in un certo senso il mondo, ha riportato in auge una sequenza di giochi che non si vedeva da tantissimo tempo. E quindi è tutto. Beh ragazzotti, spero che comunque questo video vi sia interessato. Auguri ancora di Capodanno, scusatemi per il ritardo con cui l'ho fatto uscire, ma ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, qua da me è tutto. Alla prossima serie. Ciao.